Si è aperta martedì 28 giugno l'ottava edizione di Open City, la programmazione culturale dell'estate di Scandicci, che per un intero mese porterà concerti, spettacoli ed eventi in tutta la città. Per l'inaugurazione erano previsti due appuntamenti, uno nel bellissimo castello dell'Acciaiolo, dove si è tenuta la prima giornata del Festival delle Arti di Strada. Stasera presentiamo il nostro spettacolo Non tutti i nani vengono per nuocere. Noi siamo acrobati, facciamo acrobatica di coppia, quindi ci saranno parti di acrobatica, un po' di giocoleria e coinvolgimento del pubblico tipico dell'arte di strada. Sì, ci è piaciuto, un po' di paura all'inizio, vero? Siamo piccini ancora. Però ci è piaciuto, sì, bellina l'idea poi di farla all'aperto così. Siamo di Scandicci, sì, che si viene a fare passeggiate così la sera. E questa è una bella manifestazione, speriamo continuino queste manifestazioni. Il fatto è che a Scandicci già ci gira tantissimo di teatro, col teatro studio di Scandicci tra l'altro dietro, quindi non lo so, semplicemente le cose belle che girano tutto l'anno poterle vedere anche in una situazione così piacevole. Il secondo evento era il concerto dei Gatti Roventi, che si è invece svolto all'Open Ring di San Giusto. Ti piace questa musica, così, questo gruppo ti piace? Insomma, sono amici miei, mi piacciono molto. A voi vi piacciono? Sì, sì. Perfetto. Se ballo io faccio scappare tutta la gente, il problema sta lì. Sono bravissimi, però non ballo, non mi riesce a ballare. Open City continua fino al 28 luglio con tantissime iniziative culturali che avranno al centro soprattutto la musica e i giovani. Fra gli appuntamenti più interessanti segnaliamo 4 concerti con ospiti internazionali tutti martedì al Castello dell'Acciaiolo in esclusiva nazionale. Per informazioni consultare il sito www.scandiccicultura.it.